notizia amorosa. Anche due storie. Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni. Ascolteremo te. Papà Castoro, papà Castoro, raccontaci una storia. Papà Castoro non c'è. Se lo sono mangiate le mignotte. Dai, papà Castoro, non fare l'infame. Raccontaci una storia, per favore, per favore, per favore, per favore. Va bene, puttana la marmotta. No. Mi racconta questa cazzo di storia? Sì, una storia dell'orrore. Vogliamo una storia dell'orrore. Allora, sono un castoro io, Non è che sono un cazzo di jukebox. Scelgo io. E dai, per favore, per favore, per favore, per favore, una storia dell'orrore. Va bene, va bene. Vi racconto una storia dell'orrore. Evviva! Allora, questo si intitola Il pagliaccio Hitler. Il pagliaccio Hitler! Che paura, che paura, che paura! Silenzio! Allora, c'era una volta il compleanno di una bambina che si chiamava Anna Franco. No! Papà Castoro, sei pazzo! Ci chiudono il programma! Cambia la storia! Cambia la storia! Cambia la storia! Ok! Allora, c'era una volta una bambina africana. No! Neanche questo va bene, allora facciamo. C'era una volta una bambina svedese che si chiamava Ingrid Ikea. Così va bene. Un giorno di pioggia, la bambina svedese stava giocando con una barchetta di carta che finì dentro un tombino. Che paura! E poi! Non iniziamo con ste poi, Guarda, ve lo dico subito. Il primo che dice ancora e poi lo metto con la testa nel cesso, Prima cago e poi dopo ci metto la testa, Senti, la bambina svedese si chinò per guardare dentro il tombino e vide un orribile clown con i baffetti rossi. Un clown con i baffetti rossi! Che paura! Che paura! Che paura! Perché avevi i baffetti rossi? No. Perché? 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 No. Zitto, fai andare avanti qua. Il clown con i baffetti rossi le disse: "Ciao, bella bambina, lo fuori un palloncino?" Che paura! Che paura! Che paura! Niente, la bambina rispose: "Sì, lo vorrei tanto un palloncino, ma quanto costa?" 18 euro, rispose il clown con i baffetti rossi. 18 euro? Che furto! Che furto! Che furto! Perché avevi i baffetti rossi? Perché? 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 Ancora, basta! Cazzo! Allora, la bambina svedese non ce l'aveva 18 euro. Così il pagliaccio dei baffetti rossi le propose uno scambio. Disse: "Io ti darò palloncine in gambi e ti lecche la fica di tua madre." E la bambina rispose: "Va bene." E si prese il palloncino e disse: "Ti avverto, clown con i baffetti rossi, che oggi la mia mamma c'ha le sue cose." E cosa disse il clown dei baffetti rossi? Cosa? 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 Non disse un cazzo, è andata dalla mamma e ce l'ha cattato in buco del culo. Va bene, ciao. No. Scusa, un minuto di silenzio. La scenetta di Satana.